Buongiorno Rustic. Buongiorno, buongiorno a tutto il mondo. Questa prima giornata come sta iniziando? Quali sono le prospettive? Le prospettive è di una giornata serena, variabile, col sole ma anche con un po' di pioggerellina intermedia. E io per non sbagliare ho messo su il cappello per proteggermi dai raggi solari, l'infradito nel caso in cui salta fuori il bello, tira via le calze, siamo a posto, costume da bagno e maglia enduro, quindi ho dentro tutto il necessario per fare una giornata da speaker, atleta e turista, secondo me. Ok, qualche impressione personale? Sono carico come una molla. Perfetto. One, go! Quanto è pianto? Ok ragazzi, il team Rustic Solution è sempre all'avanguardia con i suoi atleti. Com'è stata questa speciale? Boh, io ne ho abbastanza, torniamo in albergo. Sei ben passé la speciale? Je crois qu'il faut qu'il arrête le Nutella. Ah, ha detto devi smettere di mangiare Nutella. E Vale, cosa dici in tutto ciò? Che Nutella l'hai già mangiata troppo. 3, 2, 1, go. Vai. Ed eccoci qua con Maurizio, un Master 4. Quanti anni hai, Mauri? Chi se lo ricorda? È la tua prima esperienza questa gara? Penso circa mezzo secolo. Grande. Anno più, anno meno. È la prima volta in questa gara per te? Per me sì, Valvavaita è la prima volta che ci vengo. Per forza, perché è la prima edizione. Ah, ottimo, ma anche come prima volta in se stessa, diciamo che è la prima volta che vengo in questo splendido paesaggio di montagna. E aspettative? Aspettative, io vinco. Adesso siamo qua con un ragazzo invece proveniente da Milano, alle sue prime esperienze nelle gare di enduro. Siamo con Mr. Alex. How are you, Alex? Fine. No, in italiano, com'è? Ciao ragazzi. Bene, ma così vicino invece. Sì. Cioè, riprendiamo gli sponsor che ho visto che gli hai fatto vedere. Sì, esatto. Com'è? Sei in forma? Vediamo. Non è che mi sono allenato troppo in agosto. Ricordo con piacere un'ora di pedalò. Ascolta, aspettative di questa gara? Beh, fare l'esperienza, perché mi è sempre piaciuto fare una gara a tappe o comunque stare in giro per 4 giorni in mountain bike, e adesso vedremo come andrà. Bella! Ciao! Ciao ragazzi! Che pezzo sta andando in onda, Damien? La Wagon. 5.000 metri in 4 giorni e 100 km in 4 giorni. Il giro di oggi è sui 13-14 km, trasferimenti speciali compreso. La salita sono 450-460 metri di dislivello per salita. Allora, informazioni tecniche. Come avete sentito prima, partite 1 ogni minuto, effettuciato con i cartelli. Anche il trasferimento, ci saranno i cartelli come quelli che vedete lassù, sono frecce gialle con il logo Transferite agli sponsor, e poi ci sono cartelli bianchi con scritto transfer delle frecce. Ristori ci saranno: sali, acqua, barrette, anguria, banane, poi quindi vedete un po' voi come gestirvi. Bella Rusty! Vai frate! Pinnala! Dai! Bravo! Ale! Ustia! Dai! Forza dolce acqua! Wunderbar! Sono gasatissimi Marshall qua, sentite che... Stai bene? Dai!
partire adesso, non lo prendi sicuro. Boh. Dai. First stage is finished. Your transfer rider was really fast, pretty flowy. I like it. I do the best, not so fast, not so slow. Here we are with number 35 or 36. 36. How about your stage? Well, we don't listen. Was? Was? Well. Well, very well. Perfect, very well. Prima speciale finita, siamo in attesa di iniziare la seconda prova speciale, la notturna. Sono qua con Damiano che stiamo montando il video della prima prova speciale, che è stata una figata per quanto mi riguarda. È stata l'emozione di non sapere cosa trovare dietro la curva, un po' di viscido, un pochino di pedalato, anche se pur poco è stato, l'ho sentito nelle gambe. E adesso andiamo a provare le stesse emozioni di notte, vedremo un po' cosa salterà fuori. In prima posizione abbiamo Bima, secondo sono io, Poletti, Stefano, detto Rustic, terzo c'è Cesano, Giorgio. Grazie,
Il programma continuerà con una prova speciale al buio, quindi si ripercorrerà la speciale numero 1 di notte, che diventerà la speciale numero 2, ci sarà l'adrenalina di guidare la bici di notte, e domani sarà una tappa molto 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 interessante, poiché avremo come prima prova speciale 1300 metri di dislivello in discesa, la seconda uguale, utilizzeremo anche gli impianti di risalita per appunto raggiungere la vetta, ma nonostante questo pedaleremo circa 2 ore e avremo anche una mezz'oretta di portage, quindi domani sarà una giornata epica, seguiteci perché sarà veramente veramente bello, un totale di circa 25 minuti di speciale in un solo giorno, terreni alpini, insomma domani sera vedremo, follow us, ciao!